Ed eccola qui la nuova Nissan X-Trail quarta generazione, siamo a quattro, di uno dei miti firmati da Nissan. È una vettura che in giro per il mondo è stata venduta in milioni, con la G, milioni eh, di esemplari, sotto il nome di Rogue. Ed è una vettura di grandissimo successo per la sua capacità di ospitare fino a sette persone, con un bagagliaio eh, di 575 litri, il tutto in una dimensione di 4,68 m, per cui siamo eh, nel pieno... Del segmento di un passo di 2,70 m, ma soprattutto una facilità d'uso che non si è persa, si è persa con l'arrivo dell'elettrico, perché di fatto questa è una macchina elettrica. La trazione avviene solo eh, attraverso l'energia eh, accumulata all'interno eh, del pacco batteria. Ma a differenza di tutte le altre auto elettriche che abbiamo conosciuto eh, sino ad oggi, non necessita di essere ricaricata per muoversi ma banalmente eh, bisogna fare il pieno di benzina occhio all'interno eh, di un serbatoio di tipo eh, tradizionale che le consente chiaramente di avere eh, una notevole eh, autonomia ma allo stesso tempo anche eh, di muoversi con la facilità e la magia eh, dell'elettrico quindi un motore molto lineare molto silenzioso una eh, capacità anche di essere eh, più rispettosa con 100.000 milioni di virgolette eh, dell'ambiente in ambito eh, urbano, ma allo stesso tempo anche di essere più efficiente rispetto ad una normale ibrida, grazie alla capacità di questo motore di essere a sua volta mega efficiente nella produzione eh, di energia, perché lì davanti c'è 1500 con rapporto di compressione variabile e questa è sicuramente una tecnologia che solo i giapponesi potevano arrivare eh, a realizzare, si passa da 8.1 a 14.1 con eh, chiaramente diversi caratteri per questo 1005 che eroga fino a 116 eh, kW di potenza andando ad assicurare batteria all'interno di un pacco a lioni di litio disposto sotto al pavimento nella zona eh, sotto i sedili anteriori, per cui di fatto è una macchina estremamente tecnologica, è una sorta di anticipazione di quello che potrebbe essere anche una macchina eh, ad idrogeno, perché di fatto la Toyota Mirai è fatta così, l'Honda FCX Clarity è fatta così ma anche tutte le automobili eh, a idrogeno che ho guidato sino ad oggi a parte eh, le BMW che funzionavano a pistoni sono fatte esattamente in questa maniera per cui sono delle auto elettriche con una batteria molto piccola per cui sono delle automobili elettriche leggere all'interno del quale viene installato una eh, centrale elettrica in questo caso eh, a benzina che appunto consente a questo powertrain di muoversi indipendentemente dalla quantità di energia stivata all'interno del pacco batteria a casa in garage alla colonnina dove volete. Qui non c'è da ricaricare nulla, c'è solo eh, da fare benzina e utilizzare una vettura che funziona esattamente come una macchina eh, automatica per cui di fatto avete la possibilità di andare avanti, di andare indietro banalmente con la retro, ma poi ehm, si utilizzano i vantaggi ad esempio della trazione integrale eh, e force due motori uno davanti e uno dietro per consentire a questa macchina di avere anche la trazione integrale esattamente come la precedente eh, x-trail per cui è eh, un progetto molto eh, sofisticato direte voi ma perché bruciare benzina per produrre eh, energia è anti economico quel sistema beh Fino a un certo punto, perché in questo caso non c'è eh, tutto quello che è il mondo della trasmissione, per intenderci, non c'è eh, il cambio, c'è un motore che appunto viene ottimizzato a livello di rapporto di compressione per produrre energia, per produrre. Eh, energia e appunto consentire eh, a questa macchina di consumare meno benzina, mettiamola così, rispetto a quello che potrebbe essere eh, una soluzione di pari potenza ibrida tradizionale, per cui di fatto è l'ultimo step nell'evoluzione eh, che ci sta portando verso l'elettrico all'interno del quale prima era il benzina che veniva supportato dall'elettrico, invece in questo caso l'elettrico. Step by step che si sta facendo supportare la benzina. Fateci caso ed è uno step di cui eh, Nissan è molto fiera proprio perché i valori di consumo e di emissione sono eh, molto contenuti, ma rimane al 100% la versatilità dell'utilizzo. Uh, dell Normale a benzina che abbiamo conosciuto sino ad oggi eh, di X-Trail, tenete conto che i dati di consumo e di emissione sono del 15% in meno almeno quelli omologati rispetto eh, ad un diesel. Per cui, di fatto, è una macchina che è estremamente economica nel suo utilizzo. Cosa che è piaciuta moltissimo anche ehm, alle aziende che valutano i valori residui che stabiliscono perché sono stabiliti a tavolino. I valori residui delle vetture tenete conto che la precedente X-Trail aveva il 34% dopo tre anni e 60.000 km questa arriva al 51% quindi c'è molto più valore residuo eh, rispetto al passato questo consente chiaramente di abbassare eh, il valore delle rate ma anche di dare una motivazione in più d'acquisto a tutti coloro i quali perché no potrebbero rivolgersi a una vettura del genere proprio per le sue caratteristiche di versatilità di spazio 5 più 2 e eh, anche di bagagliaio, poi ve lo faccio vedere. Molto generoso, c'è sempre la V-Shape qui davanti, c'è una, eh, una notevole presenza di sistemi eh, di aiuto alla guida, ci sono dei gruppi ottici che sono eh, separati, chiaramente sono dei Matrix LED con la parte superiore che va a dare il tono in termini eh, di firma luminosa, mentre quella inferiore va a dare eh, profondità, andando a separare i due elementi in una eh, soluzione che comunque devo dire è molto piacevole. Da un punto di vista estetico c'è uno studio aerodinamico molto accurato. La vedete, questa bocchetta dell'aria che va a dare eh, quella sorta di air curtain eh, nella parte laterale va a carenare il flusso proprio per consentire alla macchina di essere migliore in termini eh, di penetrazione aerodinamica. E poi abbiamo anche un piccolo spot eh, di luce qua sotto con funzioni fendinebbia abbiamo anche di illuminazione della parte laterale eh, della strada. Ci sono gli archi. Passa ruota che vanno eh, così a girare attorno a delle ruote da 20 pollici, non sembrano da 20 perché la macchina comunque è molto alta, 255-45, eh, appunto 20, che eh, protegge un disco in acciaio con pinza a doppio pistoncino flottante, la vedete quella lì dietro, gommata in questo caso eh, Michelin. Si è lavorato eh, molto da un punto di vista eh, stilistico anche per donare a questa vettura eh, un fianco un pochino più movimentato, ecco perché è stata introdotta questa minigonna la vedete come è fatta, si raccorda perfettamente con gli archi ruota e poi eh, viene dotata di questa cromatura appunto per dare eh, un tono diverso, così un, uno stile un pochino più movimentato a questa fiancata che comunque viene ben solcata eh, dalla presenza di queste nervature che vanno a dare anche una sorta di rigonfiamento al passaruota che poi tende a raccordarsi perfettamente, lo vedete con i gruppi ottici della zona posteriore che sono eh, riconoscibilissimi eh, in termini di evoluzione stilistica del mondo. Nissan, eh, non c'è lo scarico in vista qui sotto nella parte bassa, ma il quattro cilindri là davanti, comunque lo scarico eh, ce l'ha, ce l'ha e come? Perché brucia eh, benzina, ma lo fa in modo molto educato e poi eh, lo sentiremo nel corso della nostra prova, lo fa proprio per andare a garantire sia all'asse anteriore 150 kW, ma anche all'asse posteriore 100 kW tutta La potenza e la coppia che serve per muovere una macchina che comunque di fatto pesa 2 eh, tonnellate. Tenete conto che la Trail eh, con l'e-power pesa un po' meno di 1800. Questa invece è una macchina che, chiaramente avendo due Motori uno avanti e dietro e poi essendo più lunga e con due posti in più, arriva alla soglia delle due tonnellate, che comunque è un valore inferiore rispetto a quello di una normale auto elettrica di questa dimensione e più o meno di questa potenza. Poi lo vedremo come si comporta su strada. Vorrei semplicemente farvi vedere il motore delle meraviglie perché è veramente un motore geniale per quanto riguarda eh, il suo funzionamento. L'avevo visto al salone di Los Angeles nel 2017, credo. Eh, deve essere stato più o meno. Quell'anno quando è stato presentato, eccolo qui finalmente lo vediamo eh, sotto al cofano, è un motore eh, turbocompresso, la turbina è lì dietro, eccola lì, con questa capacità di variare attraverso un sistema di manuellismo ehm, nella parte bassa eh, del motore, non si gioca semplicemente eh, sulla parte alta, ma si gioca proprio sulla parte bassa per variare fisicamente eh, il rapporto di compressione e questo consente a questo e-power di essere estremamente silenzioso. Ve l'assicuro, poi lo sentirete, è estremamente silenzioso, ma anche prestazionale, il giusto per assicurare tutta l'energia che serve a questa ROG che in Italia si chiama eh, X-Rail, come nel resto d'Europa del resto. Ehm, tutta la potenza che serve appunto per muoverla e per assicurarle il livello di prestazione giusto e corretto per una vettura eh, di questo genere. Non è una furia, questo scordatevelo, ma è comunque una macchina che si muove piuttosto. E bene, detto questo abbiamo degli interni che sono stati pensati per essere eh, direi molto ben fatti, si vede la mano giapponese nell'evoluzione stilistica eh, di questo interno, i materiali però sono molto buoni, piacevole eh, la parte alta di questo eh, pannello porta, è molto bella la pelle nella parte centrale, cucita eh, tono su tono e poi abbiamo questa finitura, la vedete, simil eh, vinile che mi piace moltissimo va ad integrare i comandi alza vetro e chiaramente anche quelli per aprire. E chiudere eh, gli specchietti c'è tanta croccantezza qui sotto nella parte bassa, anche in una parte eh, della zona centrale molto piccola. Eh, secondo me potevano fare qualcosina di più la, ehm, la tasca qui nella parte laterale e anche a livello di impianto audio, sì, questa, questa cassa avrebbe forse meritato qualcosina di più, visto e considerato cosa stanno facendo i competitor in questo periodo, però è molto ben fatta a livello eh, di design del sedile, guardate che bello eh, come è realizzato, con la pelle eh, traforata, consente la ventilazione, consente chiaramente il riscaldamento eh, della seduta, è chiaramente regolabile eh, per quanto riguarda sia la parte di schienale eh, che di seduta ed era perfettamente raccordata a livello stilistico con questo interno che è stato pensato da Nissan per essere come sempre molto eh, confortevole, bellissimo lo schermo che vedete eh, qui davanti, molto generoso eh, in termini di dimensione, è un sistema molto veloce, molto ben fatto e molto diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto in passato eh, in casa eh, Nissan, è una bella evoluzione anche da un punto di vista eh, grafico e quello che eh, mi piace è chiaramente la presenza innanzitutto delle mappe che serve anche al sistema elettrico per lavorare in previsione sul funzionamento del motore eh, termico e poi eh, mi piace moltissimo chiaramente come l'estetica lo vedete della, del sistema multimediale oltre ad adattarsi molto bene a quella che è la dimensione dello schermo stesso però consenta anche una bella interazione con Apple CarPlay con Android Auto ma anche con il sistema eh, Alexa che si integra parzialmente con ehm, l'elettronica della vettura andandovi a segnalare ad esempio il quantitativo di carburante o di energia presente all'interno della macchina e la posizione poi altri elementi eh, arriveranno successivamente. Detto questo, però abbiamo anche un notevole eh, impegno da parte di Nissan per fornire tutto quello che serve in termini di sicurezza. No? Il safety shield è una cosa che si portano dietro eh, da anni: quindi telecamera a 360 gradi, parcheggio eh, automatico, visione anche della zona posteriore, poi anche la possibilità di andare a ehm, interagire con, ad esempio, sistemi di cruise control eh, adattivo, con eh, il sistema di l'Ena-Assist, il sistema di controllo dell'angolo cieco dello specchietto e tanti 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 altri elementi che consentono a questa macchina di essere molto 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 sicura nella guida quotidiana. C'è un bel display anche qui davanti che va a dare le indicazioni per quanto riguarda la parte di energia, la parte di consumi e anche chiaramente la parte di navigazione, tutto all'interno di questo mega display che si fa accompagnare anche dalle DAP display che vedete. Eh, lì davanti è una eh, vettura molto completa, molto sofisticata sotto il profilo degli aiuti alla guida, vettura che esattamente come le elettriche consente di essere guidata innanzitutto in totale V, quindi potete anche scegliere di non far mai lavorare eh, il motore a benzina finché chiaramente eh, c'è energia all'interno del pacco batteria da 2,1 e poi è possibile anche andare a settare quello che è la quantità di recupero d'energia, quindi un pedale un pochino più presente in termini di recupero. Dell'energia infrenata proprio per assicurare quella guida one step pedal che piace moltissimo ai eh, guidatori delle auto eh, elettriche, qui sopra abbiamo un bel eh, tetto in cristallo apribile, molto esteso: ha un'estensione molto ampia di questo Nissan va molto fiera e poi nella parte eh, centrale abbiamo un bel tunnel sempre con questa finitura in stile eh, vinile con la possibilità di ricaricare wireless il cellulare due porticine USB una c e una A e poi un po di spazio qui sotto lo vedete per stivare oggetti lontano da occhi indiscreti tenete conto che essendo una vettura a trazione integrale è possibile anche andare a personalizzare quelli che sono i drive mode con eh, off road snow standard eco e sport che lavorano appunto sui diversi parametri con cui la vettura reagisce nel vero senso della parola alla eh, pressione sul gas e anche chiaramente alle necessità di trazione che si possono avere nella vita di tutti i giorni banalmente con ehm, una vettura di questo genere che non è pensata solamente per andare a spasso da punto A a punto B eh, in città ma perché no può affrontare uno frode leggero grazie alle capacità di trazione assicurate dai motori elettrici che sono sicuramente migliori rispetto alle capacità di trazione di un motore termico e poi eh, chiaramente anche eh, all'escursione della susmissione all'altezza da terra e ovviamente quella tradizione di Nissan che consente a questa macchina di essere eh, intrinsecamente legata al mondo eh, del fuoristrada proprio per questioni di approccio eh, aziendale bella la doppia guarnizione mi piace moltissimo il fatto che la porta si apre a 85 gradi 85 è ampissima eh, l'apertura di questa porta proprio per favorire l'accesso alla fila di sedili eh, posteriore, non solo a questa, ma anche a quella qui dietro, che vedete è già stata eh, aperta. Una è abbassata, invece l'altra è aperta. È chiaramente un sedilino è un più 2, ma in realtà è un più 2 che consente a questa macchina realmente eh, di portare fino a 7 persone modificando la posizione dei sedili, grazie anche alla capacità della slitta, la vedete eccola qui, di far scorrere la fila eh, centrale di sedili con eh, una modalità eh, 60 40, lo vedete 60 eh, e 40 che consente alla macchina di essere estremamente spaziosa ed estremamente versatile con chi vuole prendere Dietro si arriva quasi a 600 litri di bagagliaio, adesso ve lo faccio vedere. Ma qui dietro, nel momento in cui scorrete eh, tutta la panca, si sta da ad Dio. Guardate quanto spazio avanzo nonostante il sedile è regolato eh, sulla mia posizione, ma chiaramente posso avanzare e cedere posto a chi siede dietro. Di fatto, è una macchina molto, molto ben fatta a livello di materiale, a livello di accorgimenti. Bella la tendina. Molto executive, vi faccio vedere anche questa variante accessoriata giusto per mostrarvi la capacità del bagagliaio. Eccola qui, tutte le valigie, guardate quante ce ne stanno, i monopatti dei bambini, eh, il pallone, anche il frigo, chiaramente apertura eh, del portellone e la trattuata. Però prima di andare ci tenevo anche a farvi vedere il bagagliaio eh, senza. Tutto il casino dentro, eccolo qui, apertura con la gavese, vedete è molto eh, spazioso, queste sono le due sedute che si possono alzare in modo molto semplice attraverso eh, questo cavo e poi qui sotto un po' di spazio proprio per andare a stivare gli ultimi oggetti così, lontano da occhi indiscreti. Comunque è un bagagliaio che si può anche ampliare, basta spostare avanti eh, i sedili andando poi ad abbattere tutto superando tranquillamente i 1000 litri di capacità molto ben fatta sono davvero curioso di guidarla e adesso scendiamo su strada andiamo a vedere come va andiamo della nostra Nissan X-Trail e-Power, una vettura che in realtà avevamo già guidato, almeno per quanto riguarda una parte, mettiamola così del powertrain, Train eh, con la Qashqai, ma che qui troviamo nella sua fase finale anche a trazione integrale, quindi con due motori elettrici uno davanti eh, e uno dietro che da un lato assicurano trazione integrale, questo è certamente uno dei vantaggi che questo sistema elettrico è in grado di offrire alla sua clientela, ma dall'altro anche un valore di potenza e di copia massima che comunque consentono eh, a questo progetto che chiaramente porta con sé anche eh, una vera e propria ammiraglia. Perché, di fatto, la X-Trail in mancanza di Nissan è quello che è per il gruppo Nissan eh, l'ammiraglia da vendere eh, in Europa. Beh. Abbiamo 525 Nm di coppia massima e appunto 213 cavalli di potenza che vengono fuori, direi piuttosto bene, esattamente come vengono fuori eh, su una macchina elettrica di pari potenza, ma con un differente approccio per quanto riguarda la parte eh, di gestione dell'energia presente all'interno della vettura, perché esattamente come l'autobenzina, voi qui non ci fate il pieno eh, di energia elettrica, non avete nulla a che fare con l'energia elettrica, non c'è nemmeno la possibilità di ricaricarla eh, esternamente, fate banalmente il pieno di benzina esattamente come eh, sulla vostra normale auto eh, termica e potete fare tutta la strada eh, che volete, a convertire, a convertire appunto come vi dicevo eh, la benzina in energia elettrica ci pensa direttamente eh, il motore in questo 1500 geniale da un punto di vista di costruzione è un peccato che un motore del genere sia finito a comporre mettiamola così un powertrain molto sofisticato sicuramente tecnologicamente molto avanzato però un motore del genere con ehm, fasatura variabile con soprattutto rapporto di compressione eh, variabile un però è proprio il ferro all'occhiello della progettazione eh, Nissan si è finito ad alimentare quello che è eh, un powertrain elettrico però con indubbi vantaggi per quanto riguarda la parte di ehm, efficienza perché questo motore soprattutto nelle fasi autostradali dove normalmente le ibride eh, sono un po' svantaggiate è in grado di offrire eh, sicuramente consumi più bassi, consumi più contenuti, una buona silenziosità di marcia perché comunque lavora eh, ad un regime ehm, relativamente contenuto, ma allo stesso tempo anche con un rapporto di compressione che consente a questo motore di essere meno rumoroso, mettiamola così, e allo stesso tempo c'è da dire anche che questa macchina è qualcosa di molto ben fatto per quanto riguarda il concetto, appunto, di offrire la trazione integrale tanto che quando si presenta la strada bianca come quella che stiamo percorrendo in questo momento lo potete fare in tutta tranquillità, sicuri del fatto che lì sotto c'è una, eh, una ripartizione della coppia tra l'asse anteriore eh, e quello posteriore che è stato pensato da un'azienda, la Nissan, che non è certamente nuova in questo genere di ambientazioni. Certo non possiamo aspettarci dall'X-Trail il comportamento eh, che abbiamo ottenuto dai pick-up o anche dai veri fuoristrada eh, firmati Nissan, ma è chiaro che le logiche di trazione sono eh, sviluppate partendo da quei concetti e ci assicurano i tecnici Nissan per quanto riguarda i valori di trazione non sto dicendo le capacità fuoristradistiche, i valori eh, di trazione, un sistema di questo genere è in grado di offrire addirittura qualcosa in più rispetto eh, ad un sistema meccanico proprio perché la trazione eh, elettrica senza utilizzare eh, cambi, perché qui non c'è il cambio, senza utilizzare frizioni, perché qui non c'è la frizione, eh, beh, è in grado di muovere la vettura. Anche a velocità ridottissima. Adesso mi fermo, ma posso muovermi anche a un km orario 0,5. Basta semplicemente posare eh, il piede sul gas per ottenere quel valore di coppia in modo molto preciso, in modo molto eh, raffinato. Molto di più rispetto a quello che si può fare chiaramente con eh, un qualsiasi sistema termico dove ovviamente. Eh, c'è bisogno di un regime minimo per eh, partire e ho una frizione in grado anche di eh, gestire velocità piuttosto basse con ehm, ovviamente anche dei ritardi ad esempio con il turbolago o anche dei ritardi nella gestione appunto della trazione che non è lineare come invece l'erogazione di un motore elettrico che ovviamente ha nella linearità una delle sue caratteristiche principali è un eh, sistema elettrico che di fatto come vi dicevo eh, nella parte statica anticipa quello che sarà il mondo eh, delle auto elettriche range extender o anticipa anche il mondo delle eh, vetture ad idrogeno che funzionano esattamente come funziona questa vettura ma al posto di avere un 1500 4 cilindri molto ben fatto come questo lì davanti beh avranno una fuel cell alimentata ad idrogeno anzi hanno perché mi viene in mente la Toyota Mirai mi viene in mente la um, Honda eh, FCX eh, Clarity ma ce ne sono tante altre chiaramente anche di Nissan che sono alimentate ad idrogeno non solo a livello eh, prototipale in Giappone soprattutto e in alcune parti d'America vengono già commercializzate anche in Italia eh, alcune vetture sono commercializzate ma appunto lavorano in questo modo quindi un piccolo pacco batteria molto compatto con eh, dei motori elettrici 1 2 e lì davanti una centrale elettrica alimentata ad idrogeno alimentata eh, a benzina che provvede appunto a sparare l'energia all'interno di questo Piccolo pacco batteria perché non serve avere eh, una batteria molto estesa per una vettura di questo genere? Che appunto consente di avere i vantaggi dell'elettrico, ma allo stesso tempo anche la versatilità di un eh, motore termico o appunto di una fuel cell ad idrogeno è certamente il punto di contatto la cosa più vicina eh, ad un'automobile elettrica è certamente la cosa più vicina ad un'automobile a idrogeno quella che stiamo guidando eh, in questo momento ed è certamente il punto finale dell'evoluzione eh, delle auto ibride laddove prima era il termico ad essere supportato eh, dall'elettrico invece adesso è l'elettrico che viene supportato dal Benzina. E credo che questa sia una delle pochissime eh, soluzioni. C'è sempre stata la diatriba se l'ampera facesse o meno eh, intervento, utilizzo del motore termico per eh, spingere l'ampera, anche la volta, chiaramente, ma di certo una macchina che funziona in questo modo. È stata la BMW i3 che lavorava con un motore bicilindrico che di fatto era quello dello scooter Kimco eh, per alimentare il pacco batterie e estendere l'autonomia della vettura di un circa un centinaio di chilometri con i suoi 9 litri di benzina, chiaramente con prestazioni anche relativamente contenute perché chiaramente quel 650 bicilindrico aspirato non aveva certamente le caratteristiche di potenza di questo quattro cilindri, per cui era una macchina eh, molto sofisticata con un motore molto sofisticato, probabilmente tra le uniche al mondo ad utilizzare una tecnologia di questo genere, certo c'è anche la onda, eh, direte voi, ma la onda ha la capacità anche attraverso una frizioncina di entrare nella, eh, nella cinematica eh, del sistema e quindi riesce a spingere anche attraverso il eh, motore termico. Invece, in questo caso, qui non si spinge nulla eh, con il termico, si utilizza semplicemente l'energia prodotta dal quattro cilindri per alimentare eh, appunto il eh, motore, eh, anzi i motori. Eh, elettrici e questo consente appunto di avere più trazione consente di avere anche un'ottima silenziosità di marcia perché in questo momento stiamo viaggiando solamente in elettrico all'interno eh, di questo boschetto stiamo viaggiando senza emissioni di CO2 senza emissioni eh, di residui allo scarico e questo è certamente... È un grande vantaggio proprio perché la batteria, soprattutto quando si va piano, ti permette di percorrere eh, alcuni chilometri, mettiamola così, non decine di chilometri, ma alcuni chilometri a 20-30 all'ora sicuramente si possono eh, percorrere. Chiaramente nel momento in cui andiamo eh, ad utilizzare la vettura in modalità normale, questa autonomia diventa molto eh, più ridotta e si ricorre spesso al motore termico che, che come avete sentito prima nella parte iniziale, eh, nelle curve sale di giri, sicuramente ha una capacità, anzi la necessità di salire di giri per fornire eh, potenza con questi 116 kW eh, che è in grado di produrre proprio per alimentare poi quelli che sono i 213 cavalli che eh, certamente nel momento in cui la batteria arriva ad essere scarica non possono avere eh, l'intera potenza, quindi non c'è l'intera potenza quando abbiamo eh, la batteria scarica proprio perché il massimo della potenza disponibile è esattamente quella offerta dal motore termico che gira a cannone ma il termico appunto con questa capacità di variare il rapporto di compressione prima di tutto è estremamente efficiente è un motore che riesce ad essere ehm, a produrre energia in modo eh, pulito perché va a posizionarsi a dei regimi eh, che possono essere costanti ad esempio quando si va in statale quando si va eh, in autostrada per poi spostarsi a regimi un pochino più elevati quando eh, c'è bisogno di energia lo fa chiaramente anche in previsione eh, di tutto quello che abbiamo davanti, quindi è importante anche utilizzare il navigatore della vettura proprio perché c'è una lettura da parte del sistema anche di quello eh, che verrà, ma indipendentemente da quello, comunque la macchina è in grado di leggere eh, il percorso, è in grado di leggere la strada che stiamo percorrendo e chiaramente è in grado di andare a tracciare quello che è il profilo di utilizzo del quattro cilindri proprio per consentire a questa macchina di essere più efficiente rispetto a quello eh, che potrebbe fare con un ibrido al contrario. Andiamo a posizionare il nostro. Ehm, il nostro driving mode. Perché no, lo mettiamo in sport, andiamo a vedere come eh, si comportano questi 213 cavalli in questa strada tutta curva. Devo dire che la Slovenia è sempre straordinaria da questo eh, punto di vista. La piattaforma CMF eh, nella declinazione C beh, è una piattaforma che porta con sé il McPherson davanti, il multilink dietro, non va per niente male per quanto riguarda la parte eh, di telaio. Chiaramente abbiamo a che fare con una macchina che non è certamente leggera, però è precisina eh, di sterzo è piacevole, dà l'idea anche di rollare, certamente, ma non in modo eh, eccessivo. E allo stesso tempo, eh, quello che mi piace è che comunque la vettura dà una bella sensazione anche a livello di coppia perché questi eh, 53, kg, eh, 53 kg di coppia vengono fuori eh, con una bella castagna, come dicono eh, i motociclisti, e allo stesso tempo come vedete comunque l'appoggio in curva è bello fluido, è bello lineare anche il lavoro eh, del sistema di trazione integrale comunque eh, è ben fatto proprio perché la vettura anche nel momento in cui andiamo ehm, a togliere gas è integrale anche in quel momento perché la, eh, il recupero di energia avviene su tutti e eh, due i motori per cui anche nelle fasi di inserimento di curva comunque la possibilità di ehm, ad esempio frenare un pelino di più L'asse posteriore consente alla macchina esempio, di picchiare un pochino di più e eh, darvi un buon inserimento, quindi c'è un vantaggio, diciamo, da un punto di vista eh, di comportamento di guida, dettato proprio dalla capacità dei tecnici, anzi dalla possibilità dei tecnici di lavorare anche su queste feature attraverso appunto eh, i motori elettrici che lavorano in modo indipendente ma coordinati dall'elettronica e tutto questo comunque si traduce in una guidabilità sicuramente eh, interessante e ehm, soprattutto in questo momento certo siamo in discesa ma come sentite nonostante il ritmo relativamente buono comunque non si sente lo stile che non si sente il quattro, il, quattro, il quattro cilindri a dimostrazione di come questa vettura sia stata pensata appunto anche per. Eh, sfruttare al meglio la capacità che eh, questo uh, powertrain offre però non è corretto provarlo solamente in discesa, adesso lo proviamo eh, anche in salita, il raggio di sterzo non è per niente eh, male anzi mi piace molto la capacità della, ehm, del sistema di invertire la polarità dei motori quindi la retromarcia avviene eh, in un attimo eh. <ride> è figo come ha fatto la il motore elettrico da questo punto di vista passi da avanti indietro è eh, velocissimo esattamente come si può fare con la, come la, con la macchinetta per intenderci eh, radiocomandata ma appunto andiamo a farci un po' di curve e qui si inizia a sentire lo sentite? il lavoro del quattro cilindri non è forte eh? è relativamente contenuto adesso sono al massimo Miau. non è un rumore devastante, devo dire che a livello di timbrica hanno fatto un bel lavoro queste di Nissan con questo eh, 1005 a dimostrazione appunto di come volendo e questa è una cosa di cui parlavamo anche con altri colleghi recentemente ad una presentazione di un'altra automobile ehm, ibrida che ha diciamo questa tipologia di problematica anche se in modo eh, inverso però basta fare, puoi fare un motore che va su di giri a cannone come questo ma basta farlo che abbia una timbrica non fastidiosa quindi realmente sì effettivamente si può fare tutto si può fare bisogna anche avere l'interesse eh, di, di volerlo fare comunque devo dire che spinge eh, piuttosto bene un powertrain sicuramente interessante un powertrain appunto che riesce eh, a dare vita a questa nuova generazione eh, di X-Trail andando a rinunciare a un fantastico motore diesel andando a rinunciare eh, comunque a dei benzina eh, di un certo tipo ma facendo posto a questa nuova tecnologia che sostanzialmente come vi dicevo prima è l'anticipo di quello che arriverà. Comunque come vedete mi è perso davanti multilink dietro, una piattaformina che certo eh, è leggermente sottosterzante, ma è fatta appositamente per eh, offrire una sensazione di sicurezza a chi sta alla guida, ma è una piattaformina che comunque eh, è piacevole sicuramente eh, da guidare e dimostra come la progettazione di casa Nissan, eh, anche per quanto riguarda gli aspetti di vetture di nuova generazione, volenti o nolenti, eh, perché credo che anche i Nissan eh, non abbiano piacere nel rinunciare ai loro motori, nel rinunciare alle loro vetture sportive, nel rinunciare a un certo, una certa filosofia. Eh, progettuale, ma di fatto avvicinandosi a grandi passi in Giappone loro ci credono moltissimo verso eh, l'idrogeno e in altri paesi verso eh, il full electric. Comunque, questa è una strada quasi obbligata e la presenza di questo quattro cilindri, che comunque senti sono al massimo, bene, sonorizzato benissimo. Bravi. Non è per niente male questo lavoro che hanno fatto, comunque la presenza di questo motore appunto consente a questa macchina di essere una macchina elettrica ad autonomia infinita, basta mettere la benzina, e con diversi vantaggi appunto per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano laddove appunto l'elettrico può servire, ma perché no anche per ottenere dei consumi che sono migliori rispetto a quelli di una normale ibrida. Ci siamo. Ed eccoci qui, prova super terminata, parto da questo retrotreno con sospensioni multilink all'interno del quale lavora eh, il motore elettrico per parlarvi eh, in chiusura di questa nuova Nissan X-Trail, perché non è solo il multilink, non è solo il mcpherson eh, lì davanti, non è solamente la piattaforma CMF, C, Common Module Family, come dicono eh, i francesi, ma è una macchina che esattamente come la vecchia X-Trail, la precedente generazione è in grado di portare fino a 7 posti, quindi tanto spazio a bordo, grande versatilità, una attenzione eh, per il mondo dell'off-road che chiaramente non può essere quello della Terrano, eh, per intenderci, ma è un SUV che in fuoristrada può fare qualcosa in più di un normale SUV, da un lato perché c'è tanta trazione perché i motori elettrici consentono eh, questa magia, ma dall'altro proprio perché eh, in Nissan, essendo nata come anche una casa eh, di fuoristrada, ovviamente hanno addosso quel saper fare questo genere di vetture anche in declinazioni family car come questa eh, X-Trail. Vibra poco, pochissimo, è silenziosissima anche quando si va eh, a spingere e soprattutto la tecnologia di questo motore è realmente commovente, viene quasi da dire ma potevate metterci un cambietto e così farlo eh, normale, ma in realtà hanno voluto che questo motore fosse un generatore di energia proprio perché è estremamente eh, efficiente e consente a questa macchina di avere realmente consumi inferiori a quelli eh, di un diesel, perché noi siamo stati ampiamente sotto eh, ai 6 litri ogni 100 km, quindi questo è un valore indubbiamente interessante per una macchina che pesa 2 tonnellate e si può portare a spasso. Fino a 7 persone, 38.000 euro il prezzo d'attacco della variante a 5 posti nell'allestimento Visia, si sale fino a 50, poco meno di 51.000 euro nella variante a 7 posti allestimento Tecna, che è quello che abbiamo guidato noi, con la trazione integrale 4x4, quindi nemmeno troppo considerando i costi eh, delle automobili di oggi e questo dimostra come Nissan comunque abbia l'attenzione eh, per questo prodotto su scala globale, quindi deve essere una macchina appunto pensata pensata per affrontare tutti i mercati del mondo anche con prezzi più o meno affrontabili eh, dai precedenti clienti X-Trail e perché no, anche da chi vuole diventare un cliente X-Trail sfruttando questa capacità di essere elettrica, ma perché no anche e soprattutto direi a benzina con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube su Facebook naturalmente su automotobutativi buona passione per l'auto full gas così sempre ciao